Ok, ora facciamo un paio di domande ai produttori e aspettiamo che... Allora, ti racconto un po' dei vini che presento stasera. Presento una piccola azienda vicinissima a Firenze, quindi ci chiamate a Firenze, Vivolarno, vocata alla produzione di vini bianchi. Stasera presento un vino bianco che è il potere Sassaio, blend di Sauvignon e Sauvignon, vinificato in acciaio, affinato sempre in acciaio sulle fece per 8-9 mesi. Questo presento l'annata 2012, cioè un vino si presta a un lungo invecchiamento. Stranamente, secondo quello che è la normale abitudine, i vini bianchi nostri, dopo un anno dalla vendemmia, purtroppo non sono però in condizione di essere degustati. Per me è un po' il pregio per come viene vinificato e come lo abbiamo diciamo inteso. Invece esalta molto il territorio e dà un lungo affinamento. Presento poi invece un IGT del Sangiovese 100%, è una vigna che gestisco personalmente a Ratta in Chianti, un'annata 2012, un grande frutto, una bellissima beva, sicuramente anche qui siamo in fronte al vino che potrebbe essere bevuto per tanti anni. L'azienda, ripeto, è una piccola azienda. Ma è sempre la stessa come quella Bagnaripoli? O... L'azienda è sempre la stessa. Sono sempre io ho questa fortuna di avere questa azienda, diciamo questa piccola vigna un po' allargata, e su quella ecovaso oggi la produzione di questo GT porta il mio come sfidare al mercato. Sì. Dal punto di vista generale, con l'azienda sempre per i bianchi produce una morfa nobile, l'ho letto. Un Sauvignon e Sauvignon, le uve lasciate sulla pianta per l'attacco putrifico, raccolte tra la metà di ottobre e la prima di novembre, nelle condizioni che si possono avere a Petreto, effettivamente il prodotto, devo dire, risponde poi molto bene. La vinificazione è una vinificazione in bianco, affinamento in legno dai 12 ai 18 mesi. La Pulitur Nobile, diciamo, è già molto conosciuta per quello che può essere mai la lunga esperienza, perché iniziamo nel 91 a produrla e devo dire che si è guadagnata una piccola nicchia, ma una nicchia interessante. Questo un po' in generale. Sì. Spero che bene bene vi sia stato presentato l'azienda. Grazie. Andiamo a te. Allora, se presenti... Sì, allora questa lì è una selezione di vini che facciamo a questo di tre, perché in realtà ha una gamma molto, molto più ampia. Sì. Diciamo che si va dai vini della tradizione, quindi a base di Sangiovese, a vini un pochino più innovativi, con tanti vitigni all'occhio. In questo caso abbiamo portato stasera un bianco, che è il bianco più importante dell'azienda, che si chiama Congiura. È un brand particolare di vino grigio, manzone bianco e Riesling. Il vino grigio e il manzone bianco fanno un breve affinamento in legno, mentre il Riesling rimane in acciaio dalla vinificazione alla fine. Vengono assemblati e messi in bottiglia. E i vigneti si trovano nelle zone più a valle, perché sono le zone dove il sole arriva peggio, quindi le uve rosse riuscivano ad arrivare male a maturazione. E quindi il proprietario Stefano Casarei ha pensato insieme a sua moglie di piantare dei vigni bianchi un po' aromatici, perché queste escursioni termiche Sì. gli davano più valore. Vado più veloce, no? Benissimo. E Chianti Superiore, questa è l'annata 2014, la prima annata che esce. Fino adesso siamo in Chianti generico, e siamo sempre nella zona di Chianti 1 fino a, però non esce come Chianti 1, esce come Chianti Superiore. Sì. È un blend di Sangiovese, ovviamente, con un saldo di canaiolo e ciliegiolo. Il ciliegiolo mi dà un po' di frutta più morbida, insomma. L'annata 14 è stata un'annata molto fresca, quindi il gioco è molto interessante. Fa un piccolo affinamento in legno di circa 8 mesi e poi va in bottiglia e ci mettiamo invece in un po' di
passiamo al vino più importante e rappresentativo dell'azienda, che è il Lastricato. Il Lastricato è un clou di Sangiovese, è un vigneto singolo e che si trova abbastanza in alto. Siamo, non so se forse tra zona soltanto doccia, insomma, sì. Siamo sopra Santa, insomma, fra Santa Villa, sopra Pontassieri, esce come chiamato l'ultima di Sanova. La particolarità di questo vino è che un 20% del vino viene modificato in ampio, tante uve sono modificate in acciaio, no, è assemblato no, tutto no, in macinato per 30 mesi la nostra azienda in molti di varie dimensioni, 10-20 ettoliti e poi qualche tonnello, poi fa circa un anno di bottiglia, almeno 6 mesi nel senso che circa un anno e poi va in bottiglia. E questa qui è la nuova etichetta che è uscita da questa nuova annata, infatti l'abbiamo assaggiato domenica al Chianti. Vabbè, grazie. Non soltanto.